sono libere e selvagge. Sono le numerose creature che vivono in Africa. Il loro rituale quotidiano ha un unico scopo: la sopravvivenza. Eppure la sopravvivenza di intere specie è sempre più in pericolo. I territori si riducono dal momento che una popolazione umana in crescita esplosiva richiede sempre maggiori spazi. Facciamo un esempio. All'inizio del XX secolo le principali specie animali si trovavano nella maggior parte dell'Africa, ad eccezione del Sahara e della giungla. 100 anni dopo, il loro territorio si è spaventosamente ridotto. È in questo contesto, quello della lotta quotidiana per la sopravvivenza delle singole creature e quello nuovo della lotta per la sopravvivenza di intere specie, che ci siamo messi ad osservare e a studiare le superbe creature selvagge dell'Africa. I coccodrilli dell'Africa orientale sono straordinariamente grandi e colpiscono con sorprendente precisione. Quando attaccano, lo fanno con tremenda ferocia. In questo assalto, due coccodrilli serrano le possenti mascelle sulla vittima, poi si rotolano in acqua. Ben presto, la carcassa viene lacerata per essere divorata un pezzo alla volta. Oggi sono state uccise così tante vittime che vengono sistemate in un punto più tranquillo per essere divorate in seguito. Un altro predatore è il leone. Questa femmina è talmente sicura di sé da avvicinarsi di soppiatto alla luce del giorno. Il suo breve inseguimento scatena una fuga precipitosa, ma il felino riesce comunque a catturare una vittima. Poi si consuma un rituale a conferma dell'avvenuta morte dell'animale. Prima di dare inizio al banchetto, la leonessa trascina la pesante preda in un angolino isolato, all'ombra. Non tutti gli inseguimenti di un leone si concludono con un successo. Questo giovane esemplare è stato separato dalla mandria e si sta dirigendo proprio verso un branco di leonesse in attesa. Sembra tutto così semplice. Una delle leonesse interrompe il suo sonnellino di mezzogiorno per inseguire quello che dovrebbe essere un pasto relativamente sicuro. E comincia la caccia. Ma nel giro di 30 metri è tutto finito. Il più piccolo tra i due rivali è più veloce e più motivato. Ne va della sua vita. Anche le zebre stanno migrando in massa.
Sono in proporzione di 1 a 6 rispetto agli gnu e per trovare una certa sicurezza si uniscono a questi durante il viaggio di 800 chilometri che compiono ogni anno per andare e tornare dal Masai Mara in Kenya. C'è molta intimità nelle mandrie di zebre. Il corteggiamento tra uno stallone e una giumenta. I piccoli che bevono il latte. Quando si spostano verso praterie più verdi, dopo aver velocemente consumato i pascoli, le grandi mandrie sono attentamente sorvegliate da un'altra creatura delle pianure. La giraffa Masai è anch'essa in pericolo a causa dei molti predatori attirati dalla migrazione. Ma almeno la sua fonte di cibo è al sicuro, dal momento che si nutre quasi esclusivamente di tenere foglie da caccia. Le giraffe sono un miracolo d'adattamento. Le lunghe zampe e il collo smisurato consentono loro l'accesso a un pasto irraggiungibile dagli altri erbivori. E dal momento che non sono in competizione per il cibo, possono dividere il loro habitat con un'enorme varietà di creature. Qui nel Serengeti ci sono ancora 8.000 giraffe, ma esse sono scomparse da molte altre zone del continente, dalla maggior parte dell'Africa occidentale e del Kalahari meridionale. Dove un tempo erano numerose, ora sopravvivono solo in pochi territori lontani tra loro e isolati. Al calare delle tenebre, la giraffa deve fronteggiare il pericolo rappresentato dal suo principale avversario, il leone. Questo giovane branco andrà a caccia quando l'oscurità sarà completa. Prima di quel momento c'è tempo per giocare. Anche se sembra innocente, questo gioco rinforza i muscoli e rinsalda i legami tra i vari esemplari. Ci sono due cucciolate di età diversa. I leoncini più giovani hanno appena 3 mesi, i compagni di gioco maggiori 6. In questo stadio della vita tutto è divertimento, ma i leoncini devono lottare duramente per arrivare all'età adulta. Normalmente su 5 piccoli ne sopravvive uno solo. Gli attacchi degli altri leoni o delle iene e le malattie fanno pagare un alto prezzo. Al calare delle tenebre, il branco si agita. Stasera i leoncini faranno il loro primo assaggio di carne. Sono passati 2 giorni da quando gli adulti hanno mangiato e ci sarà quasi sicuramente una preda. È buio e i leoni si mettono in movimento. Nel giro di un'ora scorgono la loro preda. Questo branco è specializzato nell'inseguire e nell'abbattere giraffe adulte. La vittima si mette a correre inutilmente. I leoni divorano tutto quello che possono prima che arrivino le iene e gli avvoltoi. Hanno un vorace appetito. Un maschio affamato riesce a mangiare anche 30 kg di carne al primo pasto. Ai cuccioli vengono lasciate le ossa più piccole.
È un vero banchetto. I leoni possono consumare fino a un quarto del loro peso corporeo in un solo pasto. Alle prime luci dell'alba, quasi tutto il branco è sazio. C'è solo un cucciolo di 6 mesi che continua a mangiare anche durante il giorno. Per il resto del branco è arrivato il momento di placare la sete in un vicino specchio d'acqua. Anche il leone, il re degli animali, è in pericolo a causa dell'uomo. Meno di 2 secoli fa, i leoni vagavano liberi nella maggior parte dell'Africa e in alcune zone dell'Asia meridionale. Oggi il loro habitat si è ridotto in pratica all'Africa centrale e meridionale e il loro futuro è minacciato, tranne che nelle grandi aree protette. Tutte queste perdite sono da attribuirsi all'uomo, che ha ucciso direttamente i leoni o ha eliminato le praterie e le savane per costruire città o ricavare terreno coltivabile. Si direbbe che i leoni siano tormentati in molti modi. Questi esemplari si puliscono al caldo di mezzogiorno su un'altura rocciosa che domina il Serengeti. Ma direttamente sopra questo branco, un gruppo di babuini è intento a reclamare quello che considera il suo territorio. Una leonessa solitaria si è impadronita della cima di questa sporgenza rocciosa, nota come Kopi. I babuini si avvicinano uno a uno per curiosare. Arrivano perfino i piccoli, apparentemente tranquilli. Alla fine, le scimmie si radunano in un punto in cui sono a portata di zampa del felino. Dapprima, tutte e due le fazioni tengono duro. Di solito questa famiglia di babuini si nutre d'erba e di radici, ma è anche riuscita a cacciare e ad uccidere una giovane antilope, dato che tutti questi primati sono armati di denti lunghi 5 centimetri. Ma sfidare un leone è un'altra cosa. Di tanto in tanto i babuini indietreggiano quando la leonessa tenta di colpire. Ma le scimmie non sono spaventate. Con precisione militare circondano la leonessa da tutte le parti, la provocano e la tormentano. In certi momenti si ritirano. Ma la leonessa comincia a mostrare una crescente agitazione e alla fine cede il posto. Oggi la vittoria è andata ai babuini, più piccoli ma più ostinati. Per 2 leoni è arrivato il momento della riproduzione. Il preludio consiste in un coro di ruggiti sincronizzati. Ci sono molte interazioni.
La femmina si comporta come se non fosse interessata alla cosa. Poi l'accoppiamento, brevissimo, di solito dura all'incirca 6 secondi. È un atto che si ripete più volte mentre la femmina è in calore, di solito per una settimana. Anche se spesso la leonessa si comporta in modo aggressivo, allontanandosi dal maschio o attaccandolo. Il risultato dell'accoppiamento è una gravidanza che dura circa 4 mesi, al termine dei quali dovrebbero nascere da 2 a 4 cuccioli. La scomparsa dell'elefante africano, l'animale terrestre più grande che calpesta il suolo da tempi preistorici, è ben documentata, ma qui è un fatto reale, tangibile. Questi cuccioli che sguazzano nelle fertili acque del delta dell'Okavango, in Botswana, sono tutti orfani. I loro genitori sono stati massacrati. Un tempo risiedevano in tutta l'Africa, ora invece il loro habitat si è ridotto in modo drammatico e negli anni Ottanta la loro popolazione è diminuita della metà. A questo ritmo i bracconieri potrebbero sterminare tutti gli elefanti entro la fine del secolo, ma grazie a rigorose misure contro la caccia di frodo e al divieto del commercio dell'avorio, ora il numero dei pachidermi si è attestato stabilmente sui 600.000 esemplari. Guardando queste creature è confortante pensare che il pericolo di perdere gli elefanti sembra scongiurato. Sarebbe stata una tragedia per l'umanità. Un altro dei 5 grandi animali d'Africa è il bufalo. Enormi mandrie di bufali continuano ad aggirarsi nella maggior parte dell'Africa centrale, ma i cacciatori di trofei rappresentano una minaccia, dato che abbattono ogni anno migliaia di esemplari. I cacciatori li uccidono per impadronirsi delle corna caratteristiche, ma i bufali sono aggressivi e anzi hanno fama di essere gli animali africani più pericolosi per l'uomo, anche se a vederli non si direbbe. I leopardi sono senza dubbio i grandi felini più aggraziati e agili. Questo giovane maschio è un tipico rappresentante della sua specie. Si sposta e va a caccia da solo. Si accompagna a una femmina unicamente per il tempo necessario ad accoppiarsi. Nel caldo del giorno si aggira prudente, percorrendo brevi tratti prima di riposarsi. Ma come nel caso di molti altri animali africani, anche la sopravvivenza del leopardo è minacciata dalla riduzione dei suoi habitat e la sua popolazione sta diminuendo. Questi animali prosperano nelle boscaglie, territori ricchi d'acqua e di selvaggina. Il leopardo beve per alcuni minuti prima del tramonto, facendo il pieno d'energia in vista della caccia serale. Si metterà in movimento solo al calare delle tenebre.
Un gruppo di cercopitechi verdi si accorge della presenza del felino ed emette dei richiami d'allarme. Una volta scesa la notte, il leopardo esibisce tutte le sue doti. Si avvicina alla preda con infinita pazienza e in assoluto silenzio. Questa sera la sua tattica ha reso bene e gli ha consentito di catturare un cefalofo grigio, una piccola antilope. Dopo aver soffocato la preda azzannandola alla gola, il leopardo la trasporta su un albero. Qui è al sicuro da altri predatori, come le iene che sono di pattuglia sotto i rami e banchettano con i rimasugli che cadono dall'alto. La preda non può essere raggiunta dalle iene e il leopardo mangia lentamente il cefalofo, eliminando per prima cosa la pelle. Il pasto vero e proprio richiede alcune ore. Il leopardo si riposerà solo dopo aver divorato gran parte dell'antilope. Dormirà per il resto della notte, appoggiando la testa al cefalofo per evitare che cada. I licaoni sono dei cacciatori in serio pericolo. Le persecuzioni e le malattie li hanno decimati e c'è da temere che possano estinguersi presto. Ne rimangono solo 3.000 in tutta l'Africa e ora sono in atto vari programmi di riproduzione. I licaoni vivono e giocano in branco. Sono dei cacciatori di successo. Hanno adottato la velocità e la resistenza per abbattere la vittima. Si sa che possono inseguire una preda per oltre 5 chilometri. Il sole sta tramontando nello specchio d'acqua degli ippopotami nel parco nazionale Wangi, nello Zimbabwe. È una scena tranquilla. Ma questa specie non si sta affatto godendo un periodo di pace. La sua attuale distribuzione in Africa è appena una frazione di quella originaria e recentemente gli ippopotami sono scomparsi da circa un terzo degli specchi d'acqua. Pesano fino a 3 tonnellate. Sono i più grandi animali terrestri dopo gli elefanti e quando decidono di muoversi sono davvero impressionanti. Di solito gli ippopotami trascorrono la giornata nell'acqua, ma di tanto in tanto escono per mangiare e consumano anche 60 kg di vegetazione per volta. Il loro corpo però si surriscalda rapidamente, così tornano in acqua, il loro habitat preferito. Qui passano la maggior parte del giorno in ozio, quasi completamente sommersi. L'ippopotamo è un animale sociale. Ogni gruppo può arrivare fino a 30 membri.
usa la corta coda verticale per spargere gli escrementi a un metro di distanza, un rituale di grande importanza nella loro società rigidamente gerarchica. Subito prima dell'immersione, le narici si chiudono. E quando ne hanno abbastanza del mondo, gli ippopotami si lasciano affondare per trascorrere anche 5 minuti sott'acqua. Questo luogo è stato paragonato all'Arca di Noè. Il cratere vulcanico di Ngorongoro in Africa orientale. In questo bacino largo 20 km si possono trovare quasi tutti i principali animali africani. Eppure il suo residente più prezioso è stato quasi eliminato. Non c'è un altro luogo in cui la decimazione del rinoceronte nero da parte dei bracconieri sia più evidente che a Ngorongoro. 40 anni fa qui correvano più di 100 rinoceronti. Oggi questa madre e il suo piccolo sono fra gli ultimi sopravvissuti. E tutto per colpa del corno, venduto a caro prezzo in Estremo Oriente. Ora si fa di tutto per cercare di salvarli. Le squadre antibracconaggio e il trasferimento in aree più sicure, qui nel Parco Nazionale Kruger, hanno rallentato il ritmo della carneficina. Anche il futuro del rinoceronte bianco è incerto. Si ritiene che attualmente ce ne siano 4.500. È una delle storie di conservazione coronate dal successo ed è tutto dovuto ai programmi di allevamento, come quello portato avanti dalla riserva naturale di Umfolozi in Sudafrica. Questa madre esibisce un corno enorme, lungo più di un metro. È insolito anche il fatto che il piccolo venga ancora allattato a 4 anni. Di solito i cuccioli vengono svezzati a soli 12 mesi. Più a sud, a Pinde, dei guardiaparco hanno tagliato il corno di questo rinoceronte bianco nel tentativo di scoraggiare i bracconieri. Purtroppo però molti esperti ritengono che a lunga distanza il futuro dei rinoceronti sia tutt'altro che roseo e che questi animali non possano essere salvati dall'estinzione in natura. Soprattutto a causa dell'incremento demografico in Africa e della conseguente fame di nuove terre da coltivare. I grandi mammiferi come i rinoceronti hanno bisogno di molto spazio. Le due esigenze sembrano inconciliabili. Ci sono numerose altre specie che stanno diventando sempre più rare nei loro antichi habitat in Africa. Il protele, che di giorno risiede nella tana e può mangiare anche 1 chilo di termiti in una sola notte. Il gattopardo, lungo appena 1 metro, che in rapporto al corpo possiede le zampe più lunghe di tutti i felini. E il ghepardo, grazioso da cucciolo persino mentre mette in mostra gli istinti predatori di cui avrà bisogno per sopravvivere negli anni a venire. Prima i ghepardi dimoravano nella maggior parte dell'Africa. Oggi ce ne sono solo 5.000 e sono rimasti appena 40 esemplari di ghepardo reale dalla caratteristica forma a strisce. Gli avvistamenti sono molto rari. Sono creature timidissime che si nascondono tra i cespugli. La differenza con il ghepardo comune è tutta nel mantello. 3 strisce nere ben evidenti sul dorso.
ghepardi adottano diverse strategie per uccidere la preda. Questo felino ha individuato una mandria di gazzelle di Thompson, intente a brucare in un crinale del Serengeti settentrionale. All'inizio, la femmina copre il primo tratto del percorso camminando, fermandosi spesso per essere sicura di non essere vista. Ma come per mascherare le sue intenzioni, adotta tattiche diversive, come il rotolarsi nell'erba per non sembrare affamata o frettolosa. Nel corso di un'ora avanza lentamente, fermandosi per bere nel letto di un torrente. Mentre le gazzelle brucano ignare, il ghepardo sfrutta l'erba alta che lo nasconde per l'avvicinamento finale. A un centinaio di metri dalla meta si mette a correre. Che velocità! 112 km all'ora! Ma può mantenere questo ritmo solo per poche centinaia di metri, prima che l'aumento della temperatura e la carenza di ossigeno lo obblighino a lasciar perdere. Attacca la gazzella alla gola, facendo presa sulla trachea per soffocare la vittima. L'operazione può richiedere anche 5 minuti. La femmina è sempre allerta, ha paura che ci siano in giro altri predatori come le iene, ansiose di impadronirsi del suo trofeo. Dapprima cerca di spostare la preda in un punto più sicuro. Ma poi decide di mangiare allo scoperto. Il banchetto comincia con gli organi più teneri nella parte posteriore della gazzella. Durante il pasto, ogni tanto il felino si interrompe nervosamente per controllare che non ci siano altri animali in vista. Più a sud, in Natal, un giovane ghepardo è stato munito di radiocollare per permettere ai ricercatori di controllare il suo comportamento. Nelle vicinanze c'è una femmina in calore e gli scienziati sono ansiosi di osservare cosa succederà. All'inizio il maschio si ferma spesso a marcare il territorio. Intanto la femmina lo sollecita emettendo dei richiami. Ma invece di farsi avanti, il corteggiatore si unisce a un secondo maschio. I ghepardi maschi hanno bisogno di un compagno per eccitarsi in vista dell'accoppiamento. Poi, come se si trattasse di una caccia, avanzano di soppiatto per caricare la femmina a tutta velocità. Lei resta sottomessa mentre entrambi i maschi la raggiungono. È un rituale che può andare avanti per tutto il giorno, in attesa dell'accoppiamento che avrà luogo di notte. Molti dei cuccioli che nascono vengono allevati dall'uomo, come questi due che sono cresciuti a casa di un genitore adottivo ad Oudtshoorn, in Sudafrica. È un bel gesto da parte dell'uomo cercare di salvare le specie che i suoi antenati hanno quasi completamente eliminato. Questi cuccioli sono parte di un programma di allevamento in cattività, cui segue il reinserimento in natura degli esemplari adulti. I risultati sono incoraggianti e questo sistema viene messo alla prova proprio con un numero crescente di specie in pericolo. Solo con azioni come queste l'uomo può sperare di salvare dalla scomparsa definitiva queste superbe creature dell'Africa.